Partito Democratico alla Camera. Notizie in breve sui principali temi della settimana. La cooperazione italiana attendeva una riforma da 27 anni. Con la legge approvata dalla Camera abbiamo il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e un'agenzia con il compito di assicurare l'efficacia della spesa e della gestione dei nostri interventi. Lo sappiamo benissimo che questo non risolve i problemi. Lo sappiamo benissimo che ci vuole la politica estera, ci vuole la forza dell'Europa, ci vuole la caparbietà anche del governo, come dimostra il ministro Mogherini oggi incontrando le ONG a Gerusalemme, ma ci vuole anche il sostegno a quell'Italia migliore, a quell'Italia, Presidente, che non si arrende per i propri convincimenti, per i propri valori e per un'idea di mondo che sia migliore. Io vi ringrazio e spero che questa legge che porta firme giovani sia una legge che farà dell'Italia un luogo per questi italiani migliori per lavorare, cooperare e far sì che noi tutti siamo un po' più orgogliosi del nostro paese. Vi ringrazio. Approvata alla Camera la mozione di iniziativa del Partito Democratico in materia di adozioni internazionali. L'Italia rappresenta uno dei paesi più attivi nello scenario mondiale, ma serve un ragionamento più complessivo sui benefici fiscali per le coppie che adottano. Viene dunque richiesto al governo di proseguire il suo impegno e compiere un ulteriore sforzo per semplificare l'iter burocratico, snellire le procedure e stabilire tempi certi per le adozioni. Questa mozione chiede quindi, avendo ascoltato soprattutto la società, chiede che vengano, ho finito signora Presidente, vengano snellite le pratiche, che vengano fissati i tempi certi, che venga sostenuta la Commissione per le adozioni internazionali, dotandola anche delle risorse economiche adeguate al suo lavoro e anche venga sostenuta l'attività finalizzata a stipulare accordi bilaterali con i paesi con i quali il percorso adottivo è stato eventualmente più discontinuo o complicato. Via libera della Camera alla legge sull'agricoltura sociale che consolida le imprese agricole e le cooperative nel nostro Paese. Con il decisivo apporto del Partito Democratico, questa legge segna una svolta storica per il settore dell'agricoltura, un cambio diverso per le nuove generazioni. L'agricoltura sociale rafforzerà il welfare rurale, i soggetti svantaggiati, i territori marginalizzati e più deboli economicamente. La prospettiva imprenditoriale italiana ne trarrà benefici. Siamo convinti che l'agricoltura sociale rappresenti una sorta di crocevia che anticipa e interpreta le esigenze di cambiamento, facendo leva su risorse e percorsi di innovazione, modelli di lavoro utili per testare nuovi modi con cui dare risposta e valutare per costruire giustizia sociale, rivitalizzare politiche inclusive, costruire nuove relazioni tra mondo della produzione, soggetto pubblico e società civile. Con il sì alla mozione del Partito Democratico in materia di progressione di carriera e di automatismi retributivi per il personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, si avranno sostanziali avanzamenti economici e adeguamento dei mezzi. Devo dire che in questo noi chiediamo anche al governo, e mi pare di averlo colto nelle parole del sottosegretario Legnini, l'impegno, qualora si trovassero risorse nell'arco dei prossimi mesi anche in base all'andamento della finanza pubblica, ad anticipare lo sblocco appena questo possibile già nel corso del 2014. Siccome il governo su questo ha sempre manifestato grande sensibilità, lo ribadiamo nella nostra dichiarazione di voto favorevole, sapendo che oltre a questo anticipo, poi per quanto riguarda la legge di stabilità del 2015, c'è un impegno forte del governo e della maggioranza ad andare in questa direzione. Per queste ragioni voteremo a favore del testo così come riformulato dal governo. Abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro quali siano i tempi di erogazione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2014 e quali iniziative intende assumere il Governo in merito al futuro di questo strumento di tutela sociale. Dato che per il Governo, per noi tutti, la priorità è quella di aiutare le famiglie in difficoltà, mi auguro che questi ritardi, considerando sono felice di quello che lei Ministro ci ha detto, e cioè la copertura del 2013, quindi considerando anche quel buco che fino ad oggi non era stato coperto, non vi siano più questi ritardi, si valutino poi, e qui sono soddisfatta di quello che lei ci dice, sul fatto di controllare la concessione di questi soldi alle aziende e come vengono concessi. Per approfondimenti consulta il sito deputatipd.it.